Ieri mattina, davanti al notaio, i rappresentanti dei 23 comuni del piano di zona di Como per la gestione dei servizi sociali hanno sottoscritto l'atto di costituzione della nuova azienda speciale di gestione, la ASCL, azienda sociale Coma Scalariana. Si tratta di un ente in grado di avviare una più efficace fase di gestione dei servizi d'ambito e dei servizi sociali, che tutti i consigli comunali hanno deciso di gestire attraverso questo strumento, sottolinea Alessandra Locatelli, vice sindaco di Como, nonché assessore di riferimento. La nuova azienda lascia inalterata e nelle mani dei singoli comuni la programmazione e gli indirizzi per l'erogazione dei servizi che resteranno quindi nelle competenze dei 23 sindaci e dei consigli comunali. Molto critica tuttavia la reazione del centro-sinistra comasco, a partire da Bruno Magatti. Una vera e propria privatizzazione dei servizi, la diseconomicità della scelta, scrive l'ex assessore ai servizi sociali di Como su Facebook, è certificata dall'utilizzo di un terzo delle risorse per soli costi aziendali, oggi assorbiti dai costi generali del comune di Como e degli amministratori, anziché per le persone fragili. Il cittadino viene trasformato in cliente e il capoluogo rinuncerà a essere leader nelle scelte. Sulla stessa linea anche Massimo Patrignani, già dirigente del comune di Como, nonché ex consigliere di Rifondazione Comunista. La società è una scatola vuota, per ora, pronta a dare un contributo allo smantellamento del welfare, scrive. La normativa sui servizi pubblici locali è cambiata e molte delle motivazioni che stavano alla base di quelle scelte oggi non sono più proponibili.